Siamo davvero pronti a tuffarci nell'avventura più colossale di One Piece? Perché Elbaf ci aspetta. Ma prima di imbarcarci in questa nuova isola, facciamo un rapido ripasso per non farci trovare impreparati, no? Elbaf è molto più di un semplice villaggio, è una meta che attendiamo di vedere da 24 anni. Tre quarti della mia vita è un sacco di tempo. Avete proprio presente, no, quando si dice pensare in grande e a lungo termine? Ecco. Oda con Elbaf e i suoi abitanti lo ha fatto letteralmente. Questo luogo leggendario, spesso scambiato per un'isola, è in realtà un gigantesco villaggio, cuore pulsante di una terra abitata da creature di stampo colossale. L'isola infatti si chiama Worland e avrà ben più da raccontare del semplice villaggio di Elbaf, però su questa cosa ci torniamo nelle prossime settimane perché ci sono parecchie cosucce da dire. Un mondo di giganti ci aspetta e questo capitolo 1127 inizia a introdurcelo. E vorrei proprio cominciare dalla gestione di questa introduzione, perché ogni arco narrativo nuovo di One Piece comincia sempre con una spiegazione dell'ambiente, della flora e della fauna, no, di ogni nuova isola. E ogni capitolo d'esordio ha come titolo Avventura. Guardate, vi metto a schermo i numeri dei capitoli e i titoli dei capitoli giusto per avere concretezza del discorso che seguirà. Che è importante proprio per capire il senso stesso di questo capitolo. Perché è chiaro che dedicare un paio di capitoli a descrivere la flora e la fauna dell'isola senza mandare avanti la narrazione, può essere percepito come un rallentare inutilmente il ritmo, no? Può sembrare una perdita di tempo. Ma in realtà si tratta di una scelta narrativa molto precisa nel filone fantasy e che porta con sé diversi obiettivi. La descrizione dettagliata dell'ambiente circostante aiuta il lettore a immergersi completamente nel mondo fantasy creato dall'autore. Immaginare, che ne so, piante assurde, creature bizzarre o anche paesaggi mozzafiato rende la storia più viva e più coinvolgente. Ogni elemento descritto contribuisce proprio a creare un'atmosfera unica e particolare, caratteristica. Un bosco oscuro e pieno di creature misteriose trasmette sensazioni diverse, no, da una prateria soleggiata e popolata da animali pacifici, o da un deserto con dei pennuti che ti rubano le cose, volendo citare Alabasta. È chiaro, flora e fauna in un'ambientazione fantasy non sono soltanto degli elementi decorativi, ma spesso riflettono la storia, la cultura, la magia di un mondo fantasy. E descrivendo queste caratteristiche, l'autore arricchisce l'universo narrativo e lo rende anche più credibile. Va detto comunque che ultimamente C-Rod gestisce in maniera un po' grossolana, molto pigra la scrittura, no, della sua opera. Però, fino a Fishman Island, la flora e la fauna erano dei veri e propri attori narrativi. Senza voler entrare nel merito del Kraken che fa roba a Fishman Island, pensate al fatto, no, banale, che Crocodile perde non per colpa della ciurma protagonista, ma per colpa degli animali nel deserto. Se non c'era la fauna, Crocodile conquistava Alabasta. A volte, no, la descrizione di particolari elementi dell'ambiente può quindi anticipare eventi futuri o introdurre nuovi personaggi. Per dire, una pianta velenosa potrebbe essere un indizio di un pericolo imminente, un animale particolare potrebbe essere associato a una tribù o una creatura leggendaria e ritornare poi nel futuro della storia. O magari fa come Get the Wano e quindi mette roba a caso che poi non serve un cazzo, però confido in. Io continuo a credere, il mio cuoricino continua a credere in Oda, il fan che in me continua a credere che la flora e la fauna, l'ambientazione, torneranno ad essere veicoli di temi e non solo stupidaggini sullo sfondo. Oda, ti aspetto al varco. Questa è Elbaf, non è il gag del cavolo. Bisogna poi considerare comunque che dopo le scene d'azione e di momenti di alta tensione, cambiare isola e distendere la narrazione per descrivere l'ambiente può aiutare a rallentare il ritmo e quindi a dare al lettore un attimo di respiro. Che serve, è proprio necessario. Questo contrasto tra momenti di frenesia e momenti di calma rende la storia più dinamica, anche se controintuitivamente, no? Perché fa vivere con maggior trasporto poi i capitoli concitati, perché intanto ti ha disteso la narrazione. In sintesi del discorso, quindi, rallentare il ritmo per descrivere la flora e la fauna non è una perdita di tempo, anzi, è un modo per rendere molto più coinvolgente e più ricca la storia che stiamo per leggere, no? Diventa più memorabile, ce la ricordiamo meglio. Tipo i Cocco Banana. Bellissimi. È come dipingere un quadro per certi versi, ogni dettaglietto, no, per quanto piccolo, contribuisce a rendere quella tua opera d'arte completa e intrigante agli occhi del pubblico. E dobbiamo vivere il fumetto nello stesso modo.
Molto carina in questo capitolo è la scena del colpo concatenato, il tag team, no? Che vuole essere un rimando alla medesima scena del medesimo capitolo di introduzione, però di Alabasta. Divertente, per esempio, il fatto che Luffy non usa il Gear Fifth, che Zoro non usa l'Ashura, ma Sanji va di Ifrit Jambe a piena potenza. Guardate, sono questi i dettaglietti che mi piacciono, no? Zoro e Luffy sanno che non serve dare il 100% per abbattere quell'animale, e quindi si impegnano il giusto, non è che danno appunto il massimo. Ma Sanji impazzisce e si rapporta alla fauna del posto come se fosse Queen, il sottoposto di Kaido. Però, d'altronde, ha fatto soffrire Nami, l'ha fatta piangere, quindi lo sbrocco di Sanji, no, ci sta. Ripeto, sono queste sciocchezze, sono queste piccolezze che rendono più credibili i personaggi e su cui, no, poi è anche giusto soffermarsi in quanto lettori. Ora, ditemi sinceramente, quanti si spippettano come il sottoscritto su scene e su chicchette di questo tipo? Perché io davvero penso di essere uno dei pochi, ma vi prego, se ci siete, battete un colpo, fatemi sentire meno solo. Ditemi che siete i miei compagni di lettura pazza o ampissosa, perché no, no, dai, non posso essere l'unico che si mette a vedere queste robe, per l'amor del cielo, ditemi che non sono l'unico. Tra l'altro, molto bello per esempio il fatto che Nami, a mo' di gag, si stupisca del fatto che il Monster Trio non si faccia troppi problemi a dover affrontare questi animali gigantoni. Che di nuovo, ripeto, è una banalità, no? Queste cose accadono, boh, dai tempi di Little Garden, serve più che altro a creare la gag per l'appunto. Non è che Nami veramente non sa che i tre più forti della ciurma possono affrontare animali grossi. Di nuovo, lo fanno da che hanno iniziato a navigare insieme. Però è importante, a parer mio, il focus visivo su Luffy in questo caso, che giustamente si è sempre allenato. Boh, in mezzo ad animali giganti, no? Rispetto a lui. Pensiamo, per esempio, a quando era bambino che combatteva con gli animali della foresta di mezzo sull'isola dell'Alba. Durante il salto temporale, invece, con Rayleigh andava a menare gli animali giganti di Rusukaina. È proprio una cosa sua, cioè, per lui è normale combatterci e mangiarseli. Cioè, anche lì la gag apposita, no? A Rusukaina, l'ho sempre fatto. Ma visto che Oda ha lo schemino che ogni arco narrativo deve fare gli stessi identici capitoli con le stesse identiche citazioni interne, allora anche io a mia volta farò il DOC, quindi quello con disturbi ossessivi compulsivi, e quindi, come di consueto, in onore del primo capitolo dell'arco narrativo, vi parlerò degli aspetti più importanti che serve sapere prima di avviarci alla lettura di Elbaf. La cultura norrena e i vichinghi sono un argomento affascinante che continua ad attirare l'attenzione di molti. Non è casuale infatti tutto l'interesse che si ha nei confronti di quest'isola del Nuovo Mondo. Non è solo il fatto che siamo alle battute finali della storia o che l'attendiamo da più di 20 anni questa avventura, no? È proprio una questione culturale, soprattutto per noi europei. La mitologia norrena presenta un cosmo ricco di divinità, di creature mistiche e di mondi paralleli, con una cosmogonia affascinante, interessante e coinvolgente che spiega la creazione e la distruzione dell'universo. Andiamo oltre il creazionismo, andiamo al distruzionismo. In questo capitolo, per esempio, Oda ci mostra di nuovo il gigalbero, l'Yggdrasil, che è un concetto fondamentale nella mitologia norrena. Spesso rappresentato come un enorme albero cosmico che collega i 9 mondi. Yggdrasil, considerato l'asse del cosmo, è un simbolo di connessione tra diversi regni dell'esistenza. Le sue radici si estendono in profondità, raggiungono mondi oscuri e misteriosi, mentre la sua chioma tocca i cieli più alti. Dato che ultimamente Oda sta rincarando la dose con i frutti zoo mitologici, secondo me è il caso di vedere quali sono gli animali sacri legati a Yggdrasil. Metti che inizino a cicciar fuori altri zoan del genere, o comunque animali di questo tipo. Ai piedi del maestoso Yggdrasil si annida il malvagio Nidogger, che è un serpente colossale che erode inesorabilmente le radici, accelerando l'avvento del Ragnarok, che è la catastrofica fine del mondo. Accanto a lui, altre serpenti sibilano e scavano, infettando le fondamenta dell'universo con il proprio veleno. Salendo invece lungo il tronco, incontriamo due creature leggendarie: la capra Hydran, dalle cui mammelle zampilla il Met, che è la bevanda divina degli dei, e compare il cervo Eitirnir, dalle cui corna sgorga l'acqua pura, la fonte di tutti i fiumi del mondo. Quattro cervi poi saltellano tra i rami, brucando le foglie, mentre un'aquila gigante vedetta il tutto dalla cima, con il suo acuto sguardo. Ma l'armonia è solo apparente, un'eterna disputa in furia tra l'aquila e il serpente Nidogger, alimentata chiaramente anche dal malizioso scoiattolo Ratatosker, che io penso sarà il nuovo animale leggendario di Leggende Pokémon Z, ma non importa questa cosa. Comunque, sto scoiattolone corre su e giù per il tronco, porta insulti e provocazioni da un estremo all'altro dell'albero, crea zizzania.
è un infame maledetto. Parliamoci chiaramente in maniera sincera per un secondo. Oda ha possibilità infinite per spaziare in un arco narrativo di questo tipo. La società vichinga era basata su clan e famiglie con un sistema sociale più flessibile, no, rispetto a molte altre culture dell'epoca. E questo può rendere molto diversa la conformazione sociale del Warland di Elbaf, no? Perché lontana dal governo mondiale e dalle sue regole, che ormai si ripetono in loop in ogni luogo che visitiamo, c'è, no, questo sentore di novità, volendo, all'interno della storia. Non tutti i vichinghi poi erano uguali, esisteva una grande varietà di culture e di tradizioni all'interno di questo mondo, e se Oda vuole fare i 9 villaggi come i 9 regni dell'albero Yggdrasil, beh, può spaziare un sacco. La cultura vichinga celebrava il coraggio, l'onore, la lealtà e l'amicizia, dei valori che continuano a risuonare anche oggi. Non a caso questo deve essere l'arco narrativo di Usopp. Se Oda poi volesse giocarsela col tema attuale in Giappone, e non solo in Giappone, i vichinghi avevano un profondo rispetto per la natura e gli elementi. Un aspetto che, no, dà quel risuono con le preoccupazioni ambientali contemporanee. Ma più importante, chiaramente, è il fatto che le storie dei vichinghi sono piene di avventure, di esplorazioni, di misteri che catturano l'immaginazione, ben si prestano al mondo di Oda. E infatti il mondo di Oda si basa proprio sulle esplorazioni dei vichinghi e sull'anime Viki il Vichingo. Quindi tutto ritorna. Si può parlare poi delle loro navi, no? E quindi dei loro carpentieri, coinvolgendo Franky. Ci sono, guardate, veramente un sacco di argomenti che ci attendono se solo l'autore avesse voglia di approfondirli. In ogni caso, il Warland nel suo isolazionismo è una delle poche culture al mondo ad aver preservato l'antico mito di Nika. I suoi abitanti giganti celebrano con fervore il solstizio d'inverno, osservando un rigoroso digiuno di 12 giorni in onore del ciclo di morte e di rinascita del sole, quindi in onore di Nika. Questa profonda connessione con la natura e con le antiche tradizioni ha forgiato un popolo fiero e orgoglioso, con una cultura marcatamente guerriera. Proprio come i vichinghi, infatti, i giganti di Elbaf attribuiscono grande valore alla morte in battaglia, che è proprio considerata un onore e l'accesso a un al di là glorioso, al Valhalla. Il legame tra Elbaf e Nika comunque ha scatenato una valanga di teorie tra i fan, no? Con l'ipotesi più diffusa che è che i giganti nascondono uno o più testi antichi, proteggendoli come facevano per esempio gli Shandi a Jaya. D'altronde i vichinghi sono famosi per le pietre runiche, delle rocce incise come testimonianza del loro alfabeto e della loro cultura, che spesso tra l'altro raffiguravano scene mitologiche o eventi storici. Il collegamento con i Poneglyph, boh, qui è palese, non credo neanche dovermi soffermare troppo, chiaramente. Poi la presenza sull'isola di Saul, custode dei libri di Ohara, avvalora ancora di più questa ipotesi. Il concetto di Ragnarok, la battaglia finale di distruzione che porterà al KO totale del mondo, aggiunge un elemento di mistero e di fatalismo alla mitologia norrena. Considerata la loro lunga vita, i giganti potrebbero vedere la battaglia come un modo di trovare appunto questa fine onorevole attraverso una grande guerra finale. E contro chi vuoi combattere, se non contro il nemico di Nika, in effetti? Comunque, io non lo so, ve lo chiedo. Non so se si nota, ma sono in hype clamoroso. Sì, si nota? Sono 30 anni che nerdo con la cultura norrena e finalmente ci siamo. Finalmente siamo sull'isola dove questa mitologia è centrale. È tipo la mia isola, Elbaf. Ormai il disastroso sci-fi nipponico anni 70 è un lontano ricordo ed è maledettamente giusto così. Me lo sono meritato. Via di Nidogger, di asciate ignoranti, di trickster come Loki. Scola tutti, cazzo, sì, dai e tutta. Ah sì, comunque, prima che mi discordo, Chopper è disperso, nessuno nella ciurma giustamente se ne dispiace. Non credo neanche noi fan, quindi va benissimo così. E con questa uscita poco elegante e un po' di roasting verso Chopper, si chiude questo mio video commento al capitolo 1127 di One Piece, perché non ho altro da aggiungere per oggi. Ma, ecco, importante, visto che YouTube sta facendo il pazzerello con i feed, io vi segnalo che ho avviato due nuove rubriche di approfondimento proprio su One Piece, no? Con l'intento di alzare l'asticella dell'analisi sull'opera. Le trovate comunque nella sezione playlist del canale. Provate a darci uno sguardo, date la possibilità alle rubriche, anche se possono sembrare strani i titoli. Fidatevi, meritano. Ciò detto, che vi è parso di questo capitolo 1127? Spazio e commenti come sempre, libero sfogo alle idee, ditemi la vostra. Vi avviso comunque che lunedì mattina parto per Madrid e che ho degli impegni al Museo del Fumetto. Usciranno dei video regolari, ma non risponderò con la medesima solita velocità perché non ci sono. Saltano anche le live, chiaramente, per quelle tocca aspettare il 30 settembre che ritorno. Basta, non ho altro da dire, quindi fate i bravi, mangiate le verdure e ci sentiamo alla prossima. Bella a tutti!